Importantissima vittoria dello Sporting a Bellinzago, che si impone 2-1 sul campo del Sondrio e vede vicinissima la finalissima che vale la promozione in Serie D. Un successo meritato da parte della squadra di Köting, che è sembrata oggettivamente avere qualcosa in più rispetto agli avversari. Eppure Sondrio era partito forte. Dopo due minuti la punizione di Mattaboni viene respinta in maniera non perfetta da Bastianelli. Al settimo brivido per lo Sporting, quando l'entrata di D'Onofrio è scomposta, potevano anche esserci gli estremi per il calcio di rigore. Al 18esimo, calcio d'angolo di Baldi. Manasev di testa svetta sul primo palo e trova il gol del vantaggio dei Tigrotti. Al 21esimo le proteste invece sono dello Sporting Bellinzago, quando Ravasi va giù in area trattenuto da un giocatore avversario, nella fattispecie Colombo, il direttore di gara. Testi di Livorno lascia correre. Al 33esimo cross di Massaro, Toss colpisce debolmente dalla zona centrale dell'area. Al 35esimo la risposta del Sondrio è tutta in un colpo di testa alto da parte di Capitan Della Cristina. Nel secondo tempo non succede tantissimo. Dopo due minuti però lo Sporting Bellinzago si divora letteralmente il gol del 2-0. Baldi serve Massaro, cross perfetto in mezzo per Ravasi, tutto solo a non più di 3-4 metri dalla linea di porta. Il numero 11 dello Sporting calcia incredibilmente a lato, come spesso accade. Gol sbagliato, gol subito. All'ottavo infatti il migliore in campo del Sondrio, Crea, si inventa un eurogol dribbling e destro ad incrociare sul secondo palo, che fa secco l'incolpevole Bastianelli. Al 38esimo arriva il gol del 2-1 per lo Sporting Bellinzago. Baldi mette in mezzo, Mazzaro difende il pallone, serve Lazzari che dal dischetto del rigore fa secco Bertani. È il gol che forse spalanca le porte della finalissima e di conseguenza della Serie D allo Sporting. Mister, direi che meglio di così non poteva andare dal punto di vista della prestazione, del risultato, no? Una squadra che secondo me ha tenuto davvero molto molto bene il campo in questi 90 minuti. Sì, un buon risultato, possiamo migliorare la prestazione, penso che domenica dobbiamo migliorare la prestazione, visto che adesso abbiamo rotto il ghiaccio dopo un mese di inattività e questo non fa mai bene, e anche sul livello, anche se lavori tanto ma poi lo paghi un pochino. Direi che abbiamo rischiato pochissimo e abbiamo trovato il gol dell'1-0 su uno schema di calcio d'angolo, e poi abbiamo avuto le due occasioni clamorose, grosse per chiudere, per andare sul 2-0, e penso che poi lì sarebbe stato un andamento in discesa. Quando abbiamo sbagliato quelle due reti ho detto adesso pigliamo il pari, difatti abbiamo preso il pari. E non abbiamo più rischiato nulla e poi abbiamo trovato questo secondo gol, che secondo me è un risultato meritato contro una buona squadra. Ti chiedono spesso, abbiamo esaltato le capacità del tridente delle meraviglie là davanti, però oggi vorrei evidenziare la prova della difesa, che a parte quella prodezza di Crea, Tosse e Ladri sono stati perfetti, anche Ciappellano quando è entrato ha fatto una partita veramente molto molto positiva, grande sicurezza da parte di tutto il reparto arretrato. Ma non sono abituato a ragionare per reparti, penso che se i tre davanti o i quattro davanti giocano in un certo modo è perché gli altri gli danno i supporti e perché abbiamo dei concetti di gioco di un certo tipo. Se difendiamo bene è perché quelli davanti ci danno un aiuto. In alcuni momenti oggi questo aiuto non c'è stato, quindi possiamo migliorare. Perché se difendiamo in 6 o in 7 contro 11 o contro 10 diventa difficile. Se difendiamo in 9 è molto più semplice. Difatti quando abbiamo avuto l'apporto, la partecipazione, abbiamo rischiato praticamente nulla.